Ciao a tutti, benvenuti, sono Davide Travelli alla Scatua Patagonia e oggi facciamo un unboxing e recensione della, del fornello MSR Dragonfly Multi Fuel. Eh, vi farò vedere come, cosa c'è nella scatola e come si usa. Io, è, un, è un prodotto che ho usato da Panama fino, fino alla Patagonia e poi anche per tutta l'Africa. Una volta che sono arrivato in Turchia ho avuto... Stavo facendo una manutenzione alla, alla Dragonfly e purtroppo ho avuto un piccolo incidente e l'ho danneggiata. Quindi, non, non l'ho più usata in Turchia, nei Balcani. Ho usato una Pocket Rocket 2 eh, a gas. E, eh, però, adesso la MSR mi ha mandato il rimpiazzo della, della Dragonfly e quindi vi faccio vedere esattamente come, come si utilizza. È la, sicuramente la, il, il, il mio fornelletto preferito. E mi piace un sacco, vi farò vedere il perché. Eh, prima di tutto, come sempre, questa non è una, una recensione pagata, purtroppo. E dai, vediamo come c'è nella scatola e come funziona. Questa è la versione combo della Dragonfly. E cosa vuol dire combo? C'è il sistema del fornelletto e viene anche già con la, con la bottiglia dove. Eh, possiamo, possiamo conservare il carburante che andremo a usare io, eh, Questa è una bottiglia da eh, 600 ml 591 per la precisione Ma che io non andrò a utilizzare perché ho una bottiglia eh, più grande E ve la farò vedere dopo Bene, vediamo cosa c'è dentro la, la sacca della Dragonfly Che è il mio fornelletto favorito Perché è praticamente l'unico che ha un regolatore di fiamma quindi possiamo rosolare, possiamo, possiamo cucinare a fuoco lento, è sicuramente molto vantaggioso. Allora, questo è il tappo per la, per la bottiglia, è un tappo di quelli safety che i bambini non, non riescono ad aprire. C'è la pompa per il, per il carburante che andremo a utilizzare e è, questa va messa all'interno della, della bottiglia del carburante e poi vi farò vedere esattamente come funziona ci sono dei dei fogli in alluminio per per far sì che sia molto più efficiente la, il fornelletto qui lo possiamo appoggiare qua sopra il nostro fornelletto e con questo foglio d'alluminio lo andiamo a circondare poi vi, vi farò vedere esattamente come funziona ci sono le istruzioni per l'uso in, in un sacco di, di lingue differenti e ci sono anche delle istruzioni per la manutenzione della, del fornelletto che vi consiglio di non buttare le potete comunque scaricare da internet però saranno utili quando avrete problemi con, con il fornelletto dovrete andare a fare la manutenzione, ci sono anche alcuni attrezzi e alcuni, eh, alcuni pezzi di ricambio per la manutenzione della, del fornelletto. C'è un ugello differente, in, eh, ci sono due ugelli: uno è già montato e l'altro eh, viene viene fornito come ricambio l'ugello che è montato va bene per la benzina per la white gas e invece questo altro ugello che dice dk è, è più è, è adeguato al diesel cherosene a combustibili più oleosi c'è anche una, un lubrificante un po' d'olio che eh, viene utile soprattutto se, se utilizzate la benzina, perché la benzina tende a seccare queste guarnizioni tipo questa, ma anche la... ci sono un sacco di queste guarnizioni rotonde dentro, dentro le varie parti della, del fornelletto. Quindi ogni tanto bisogna dare una lubricata, se no si seccano. E poi questo è il fornelletto in sé. Adesso vediamo se riesco a aprirlo. Vedete, entro qualche secondo si può eh, benissimo aprire. Allora, adesso andiamo a rimuovere le etichette. Questa qua praticamente ci dà un avviso di un pericolo per, eh, per il monossido di carbonio. E nella seconda parte invece ci sono le istruzioni per come utilizzare la, il fornelletto. Quindi potrebbe essere questo materiale plastico, se volete lo potete tagliare. Ritagliate questo pezzo, che sono le, le istruzioni su come utilizzarlo, in francese e vi rimangono quelle in inglese. Purtroppo in italiano non c'è, c'è in materiale cartaceo in italiano e eh, comunque adesso vi spiegherò esattamente come si utilizza, mentre questo è, una, diciamo, è un warning che praticamente ci, ci dice che si, dobbiamo usare solo ed esclusivamente una bottiglia di carburante di marca MSR, di leggere le istruzioni d'uso attentamente e di, e, e di seguire tutte le, le procedure indicate nel manuale. Per quanto riguarda la manutenzione del, del nostro fornelletto, eh, qui c'è un po' tutto quello che ci serve, come abbiamo detto, per fare una semplice manutenzione della stufa mentre siamo in viaggio. Poi la MSR vende dei kit di manutenzione eh, per i fornelletti. Sono specifici per, le varie, eh, per i vari fornelletti, o, perlomeno, il, la Dragonfly ha i suoi kit specifici perché è fatta un po' diversa dalle, dagli altri modelli di multi-fuel stove che la MSR fa. e eh, Ci sono due kit di manutenzione: cioè il kit di manutenzione annuale e il kit di manutenzione per le spedizioni. Io vi consiglio di prendere quello per le spedizioni perché è quello più completo che ha tutto. Veramente tutto quello che vi serve per fare la manutenzione alla, alla vostra, al vostro fornelletto ha dei pezzi di ricambio che magari non è che vi servano moltissimo. Tipo questo è difficile che vi si rompe. Questo è l'anello eh, per la pompa. Ci sono vari tool: c'è cioè il filtro per eh, sempre per la pompa, il filtro del carburante per la pompa. E poi qui dentro ci sono: e eh, sarà anche difficile vederli perché questo video è fatto con la GoPro e non è che ha un, ha un punto di, di focale abbastanza lontano, di qualche metro. però ci sono dei, degli o-ring tipo questo, che è praticamente minuscolo. E sicuramente nell'altro Annual Maintenance Kit non c'è tutta sta roba. Ci sono un paio di filtri sempre del carburante. Ci sono tutti gli o-ring ci sono le molle per la pompa eh, c'è la pallina sempre che va mi pare nella pompa ci sono i due ugelli eh, di ricambio sempre uno per le benzine e l'altro per i carburanti oleosi tipo diesel e carosene praticamente c'è di tutto adesso non si vedrà bene nella camera ma qua dentro c'è di tutto e siccome la legge di Murphy è sempre eh, in agguato magari avete il kit annuale e eh, vi manca proprio quella quello ring che cercavate. Quindi, poi questo qua è abbastanza ingombrante, ma non abbiamo bisogno di tutto questo po' di roba visto che ci sta in uno spazio abbastanza contenuto. Se già abbiamo magari una bottiglia dove mettiamo tutti i nostri attrezzi, eh, ci possiamo mettere dentro anche queste cose qua e la scatola. È una scatola molto resistente e dura, ma è molto ingombrante. Comunque, io vi consiglio di prendere il maintenance kit per la vostra stufa. Sono soldi ben investiti. Bene, può sembrare un po' confusa e complicata la cosa, ma è molto semplice praticamente. Quando poi noi eh, campeggiamo e vogliamo cucinare, praticamente abbiamo solo tre cose eh, che dobbiamo sistemare: quindi la, il fornelletto, la pompa e la bottiglia. Questa è la bottiglia da 900 ml che io ho riempito con il white gas, che è praticamente impossibile da trovare in Italia. O, se lo trovate, costa molto, ma è il carburante che è migliore per questo tipo di stufe perché eh, non lascia residui né sulla stufa né, sulla, né sulla, sulla pentola. Quindi, allora, la prima cosa da fare è inserire la pompa all'interno della bottiglia. La pompa, come vedete, è più grande della bottiglia, quindi dobbiamo fare questo movimento e la inseriamo. Andiamo a avvitare completamente, bisogna avvitare bene perché poi questa va a lavorare in pressione. Assicuriamoci che il, la valvola sia chiusa e possiamo andare a creare pressione all'interno della, della bottiglia facendo questo movimento di pompaggio. Normalmente se la bottiglia è piena... 10-15 sono abbastanza se la bottiglia è abbastanza vuota bisognerà fare una, un, un 30 pompaggi o anche qualcosa di più comunque poi quello lo, lo, lo vedete durante l'utilizzo a questo punto eh, dobbiamo connettere le, le due parti qui vediamo dove ci sono questi numerini allora per connetterla questa, questa parte dovrebbe essere sempre abbastanza eh, lubrificata quindi con le possiamo mettere ogni tanto ogni qualche giorno qualche goccia di quest'olio o semplicemente con un po di saliva eh, Vi farà schifo però si può mettere un po di saliva ce l'avete in bocca la state mangiando non, non fa proprio così schifo eh, Allora e Praticamente lo chiudete così, vedete? Questo è importante mettere questa, questa sicura perché, se no, durante l'utilizzo praticamente con la pressione piano piano questo andrebbe a uscire e potrebbe incendiar, incendiarsi, eh, capita bene un litro di benzina, sarebbe un, si incendierebbe subito e sarebbero, sarebbero danni enormi. Ricordatevi di chiudere, di tenere chiuso il regolatore di fiamma, sono sempre sulla destra, tutte e due, sia il regolatore di fiamma che la valvola della benzina si chiudono sempre sulla destra. A questo punto qua la possiamo utilizzare. C'è da dire una cosa, eh, vi farò vedere esattamente come si, possono come si utilizza, però prima vi voglio spiegare... Eh, che bisogna fare il priming della stufa prima di usarla. Le stufe queste di eh, fornelletti, questi a Multi Fuel, vanno, vanno praticamente scaldati. Il priming cosa vuol dire? Vuol dire portare ad una temperatura molto elevata questa parte della, del, del fornelletto. E cosa succede succede che il carburante da liquido passando per questa zona molto calda si sublima e diventa gassoso essendo gassoso il carburante sarà molto più efficiente durerà molto di più eh, esprimerà molte più calorie e, eh, e Praticamente brucerà in modo molto più pulito lasciando i meno residui possibili sulla, sia sul fornelletto che sulla padella che andremo a utilizzare. Poi dipende molto dal carburante che utilizzate. Se utilizzate il white gas, eh, che è praticamente il combustibile Coleman, eh, praticamente non c'è assolutamente nessun residuo né. Eh, Né nel fornelletto né nella stufa. E dopo, fra poco, quando andremo a utilizzarla, vi farò vedere praticamente come funziona. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La e qui apriamo anche un pochino, un paio di secondi per far uscire qualche goccia di combustibile per fare il priming ecco è uscito a posto quindi con dei fiammiferi o con un accendino andiamo a accendere la nostra stufa vedete che ha iniziato a, ad accendersi adesso lasciamo che bruci un po questo mettiamo ancora un po giusto per fare un po più di fiamma così si vede un po' meglio nella nella camera adesso bruciando il, il combustibile sta praticamente scaldando tutta quella, quella parte lì facendo il priming poi una volta che sarà finito di si sarà consumato questo combustibile noi andremo ad aprire e vedrete che la fiamma cambierà completamente colore e adesso sta quasi finendo è un po' sporco sì. vediamo un attimo di mettere il Vedete che adesso ha una fiamma blu! Adesso che il fornello è acceso, facciamo una prova per vedere se quello che dice la MSR. Vedete qua c'è scritto: eh, tempo di, 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 di bollitura: 3 minuti e mezzo per un litro d'acqua con white gas, con la nafta. Eh, mentre con il kerosene 3.9 con il diesel 3.5 quindi qui ho una, una padella che ha un livello esatto di un litro non so se lo potete vedere e ho riempito esattamente con un litro e andiamo a vedere quanto ci mette siamo chiaramente eh, dipende anche un po dall'altitudine qui siamo a quasi eh, 370 metri sul livello del mare visto come è diventato rosso quasi incandescente il metallo. Bene, adesso ho spento e sì, praticamente possiamo dire che eh, la Dragonfly ha bollito il litro d'acqua entro i tre minuti e mezzo dichiarati dal produttore, dalla MSR. Bene, il fornelletto è pronto per smontarlo. Chiudiamo le valvole, tutte e due a destra, regolatore di fiamma e valvola sulla bottiglia. Apriamo la sicura. Togliamo il cavo del combustibile dalla, dalla pompa sulla bottiglia, chiudiamo la valvola, apriamo, lasciamo sfogare la pressione e togliamo la pompa. La pompa non esce se tirate così. Il movimento da fare è un movimento rotatorio così. Quindi si mette in questo modo. E poi togliendola sempre la facciamo girare e poi a volte ecco bisogna farla girare e piegarla un pochino semplicemente poi questo ci mettiamo uno straccetto e la, la avvolgiamo in uno straccetto rimettiamo il, il tappo con la, con la sicura bene adesso il tappo alla sicura e per quanto riguarda il corpo del fornelletto lo giriamo qua giriamo i piedini li assicuriamo al corpo e con, con questo pezzo di metallo assicuriamo anche il, il cavetto quindi adesso è pro sono pronti per, per, per essere riposto fino, fino alla volta successiva nella sua, nel suo sacchetto Ricordatevi, questo io lo proteggerei sempre con uno straccetto in microfibra o qualcosa del genere prima di riporlo. La Dragonfly della MSR è sicuramente il mio fornelletto favorito, esclusivamente per il fatto che si può eh, regolare la fiamma alla perfezione. L'unica cosa negativa, forse, della Dragonfly è che non si possono connettere le cartucce di gas come la Whisper Light Universal. Però è una cosa che sicuramente a me non, 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 mi, non mi interessa. Eventualmente, se proprio volessi, mi porterei dietro la Pocket Rocket 2 che avevo, avevo acquistata in Turchia, che è con 70 grammi ed è molto compatta. Va bene anche con le cartucce, può, eh, mi, mi permetterebbe di utilizzare le cartucce a gas, ma non è, non è una priorità, non è qualcosa che. Che, che mi serve? Quello che mi serve è, una, è un fornelletto molto efficiente dove posso regolare la fiamma. Così anche quando cucino la pasta, non butto via del carburante. Con dei piedini belli larghi e stabili, come quelli della Dragonfly, che quando si apre avete visto che ci può mettere una, una padella da un litro eh, e ancora ne avanza. L'altra cosa eh, che mi piace eh, delle, delle multifuel è che in tutto il mondo trovate comunque del combustibile che potete utilizzare con, con questo tipo di, di stufe, di, di fornelletti. Secondo, io suggerisco di comprare la bottiglia, quella più grande, che è quasi da un litro, 900 ml, e il kit di manutenzione, quello da spedizione. Questo è quanto, spero che anche le informazioni in questo, in questo video vi possano essere utili. Date un like se, se vi è piaciuto, se, se è stato utile. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao!